Yo, quelli che state vedendo davanti a voi sono i componenti del miglior team che abbia partecipato, o meglio, abbia mai partecipato a un contest a squadre come quello che si è svolto, che si svolgerà a Senigallia, al Mamma Mia, Freestyle Mania. Alla mia destra potete vedere, cattivissimo come sempre, il plurilaureato in Famous of the West, Tullo. E alla mia sinistra potete vedere l'altrettanto pericolosissimo super maestro del flow, Bruno Bug. Il mio nome è Dreamer, noi siamo il Bruno, il Tullo e il Trentino. E quello che siamo venuti a fare è semplicemente a rompere il culo alle altre squadre secondo le più dure leggi del West. Cosa penso delle altre squadre? Penso che si qualificano già a partire dai nomi, perché una squadra che si chiama Wax Layers è probabilmente composta da persone che da piccoli non hanno avuto sufficienti attenzioni materne. Esattamente. Una squadra composta da persone che scelgono spontaneamente di definirsi triviali, cioè sporchi e banali, si definisce da sola. È una squadra che si mette una maglietta rosa nonostante la nostra aperta voglia di supportare la realtà LGBT, dimostra a sua volta che si tratta di persone che sul palco non possono fronteggiare il vento del West. Questo è il Bruno, il Tullo e il Trentino, one take come in freestyle, è andata bene, ci vediamo sul palco. Yeah, è BLNK man, questi sono i triviali, BLNK, Shame, Archidemon. Stasera quello che ci aspettiamo sono delle grandi sfide, siamo belli potenziati, ho scelto questi due perché sono i rapper che secondo me in questo momento nel freestyle game si affinano molto di più a quello che è il mio stile, la mia metrica, e penso che insieme potremo fare una combinazione totale, quindi dite a quegli altri che Wax Layers merda. Fanculo tutti, yo! Allora, come funziona? Partiamo con le semifinali che si sfideranno i primi due team. Li annunciamo subito i primi due team. No, facciamoci entrare ancora un po' i cazzi nostri. Facciamoci i cazzi nostri. Allora, i primi due team che si sfideranno questa sera portano il nome di... Allora, abbiamo Triviali, capitanati da BLNK. Un attimo, stanno limonando. Vediamo se ci sono. Sul palco. Non fate It's a beautiful Triviali! Voglio un urlo! Come va, mamma mia? Yeah. Ma volete sapere il secondo team? Lo volete sapere o no? Il Bruno, il Tullo e il Trentino! DJ, mandami la colonna sonora della squadra. Lo sentite che sta salendo il beat? Ci siamo, lo sentite? Ci siamo. Si stanno caricando, sono proprio gang, raga. Prima di partire, mancano due persone all'appello, che è il divanetto, raga. Abbiamo fatto anche il divanetto questa sera. Maria De Filippi, dove sei? Qui c'è il divanetto, ti saluta tanto Maurizio. Voglio un oh! Uè, uè. Al divanetto, Dr. Jack e Pumba! Allora, il team è al completo, il divanetto pure, la giuria stessa cosa, quindi manca la battle. Allora, Serena, qual è la prima battle di questo match? Allora, non mi ammazzate con lo sguardo, ragazzi. Una barra a testa. Fino a una barra a testa. Fino a una barra a testa. Fino a una barra a testa. Posso dirlo? Assolutamente. Fino a una barra a testa per un minuto, possiamo dire. Un minuto a team. I triviali partono per primi. Ve lo posso dire che siete bellissimi, ragazzi. Triviali bellissimi. Partono per primi. Sta per iniziare Freestyle Mania. Voi ci siete per questi MC, sì o no?
3, 2, 1. Vi sparo con la mira di un fucile. Con la banana dovete farvi coprire. Ci battono questi che valgono 2 lire. È stato bello vedervi entrare, ancora di più vedervi uscire. Ogni avversario scarso lo scasso. Già sai che lo scasso è basso sul vinile. Io dritto al punto, tu giri attorno come col compasso. Vedi che questi avversari normale li ammazzo. Già sai che il ritorno delle metriche elleniche. Possiamo giocarcela al carto, faccio un mazzo con le metriche. Anche Eminem vi mangerebbe come Eminem's. Mi dispiace ucciderli oggi perché muore vergine. Non arrivi al termine dell'aeroporto, al massimo al termine. Perché Arcidemon ha le rime più metriche. Mi dispiace dirgli che il loro padre è sterile. Colpo singolo nell'occhio, quindi un epidermide. Chi ci sfida in freestyle sapete che non funziona. Come funziona? Fumiamo sta ganja buona. Finite per terminare come in un coma. Una squadra vera, loro l'hanno vista solo a scuola. Bobà! E questo è il primo minuto dei triviali. Passate i gelati, passate i gelati, ragazzi. Passate i microfoni. Yeah. Sentiamo la risposta. Posso prendermi un secondo prima? Oh, chi è di voi che ha una parola qualsiasi? Chi è che vuole darci una parola? Una parola. Frigorifero. Yeah, ok, ci sono, bro. Così siamo freschi. Hanno detto frigorifero. Dove sta Bruno Bug? Frigorifero. Bug? Bruno Bug, torna dalla tua parto squadra. Parto io, ci sono. Mo Bruno Bug, mo torna nella tua squadra, Bruno Bug. Chi è che parte per primo? Io. Parto io, bro, ci sono. 3, 2. No, voglio partire io contro questi. Parti tu. 3, 2, 1. La parola che ci hanno dato è frigorifero. Capisci che quando suono non sono effimero. È tutto il contrario perché noi siamo Lucifero. Siamo il contrario perché contro sto fuoco sono ignifugo. Volete fottere con sta squadra, ragazzi? Calmatevi. Che calmatevi, magari andate fuori, bitch. Dovreste farlo al più presto, tipo adesso. Frigorifero è dove nasconderemo i loro cadaveri. Dentro c'è cibo e diventa freddo. La temperatura sul palco è diventata sub-zero. Questi rapper di merda alla fine te li smerdo. Li mando a casa, io predico il futuro come fa Iro. Potrebbero farlo prendendo questa palla. Alla fine con le rime resto a galla. Il cadavere nel frigo, ma nel freezer la sua faccia. Dentro il frigorifero le cronache di Narnia. Le cronache di Narnia, questo non è un mortorio. Oh minchia, la loro squadra presto all'obitorio. E il frigorifero, ovvio, fa freddo, muoio. Guardate sti pezzi di merda, sembra il Grifondoro. Boba! Gia! Più casino, più calore per questi MC. Okay, 4 minuti, raga. Adesso facciamo un tag team 2 versus 2 con il 5 all'ingresso come al wrestling. Chi non batte il 5 è penalità. Pronti? Il cut è pronto. 3, 2, 1. Un figlio di puttana di zoccola e di troia. Dreamer MC è sopra il palco per portarlo ancora. Sono talmente battoni che 5 a testa, 5 a volta l'hanno preso per un promemoria. Per un promemoria, per questo lo faccio straordinario. Senti che ogni mio incastro è leggendario. Questi qua ci fa le seghe. Oh Dreamer, chi non muore si rivede. Ma sei morto, io sono visionario. Ma che visionario, son come i DJ Jorivi. Se vabbè, chi cazzo sei? Scusa se io mi impapino, ma saluto BLNK. BLNK e BLNK. BLNK e BLNK, tipo Gran Turismo. Questi ci sfidano e si danno all'alcolismo. Dire cazzate non serve sempre. Hai detto Grifondoro, siamo serpe verde. Questo è daltonismo. Di che cazzo stai parlando sulla strumentale? Se passo a Genova con tua madre faccio turismo sessuale. Magari mi ripiglio. Hai parlato di divisioni. Tu sei Donnie Darko e qua c'hai il coniglio. Qua c'è il coniglio. Forse se mi presentassi tua mamma ti mostrerei un altro figlio. Il fatto è che ti spiego poi un attimo. Bruno Bug ha l'altezza giusta per giucciarglielo. Bravo. Per giucciarglielo. Coglione di merda, hai sbagliato il tempo. Per l'ennesima volta stai in silenzio. Io ti spacco, chi non muore si rivede. Ma si rivede chi muore dentro sta battle. Dentro sta battle, man. E diamine sputo sulla tua immagine. Quando arrivo sai spacco te. Ti spacco caccole. Quindi arrivo, lo sai che tu frequenti Donnie Darko e donne ad Arcore. Zitto, brutto demente. Che nel cervello c'hai la memoria ROM. Leva le tende.
Lascia sto microfono, guardate come si muovono. Stanno cercando in giro i Pokémon. I Pokémon, infatti, di rime non hai molte. Se sfidi Arcidemon, dopo tu vai a mignotte. Chi non muore si rivede. Mi batti il giorno in cui Bocelli lo va a dire a Stevie Wonder. A Stevie Wonder, tu fai credici. Sta rima fra l'ha fatta Raven nel 2016. Io ti batto in prosa, qua c'abbiamo l'originale. Il sosia, è il sosia del sosia. Nel sosia del sosia, che cosa? Di anche qualcosa. Non sbaglio, ti faccio una prosa. Belenca in castri metrici, onde energetici. Chi non muore si rivede, sei morto, rivediti. Oh, ma che cazzo stai dicendo? Onde energetici, bravo. Torna a scuola e torna quando saprai l'italiano. Dreamer MC è troppo forte. Siete bugiardi, infatti avete tutti le gambe corte. Qui c'è BLNK, 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 strana. Poi c'è la coppia della coppia che ti gasa. Sono la coppia delle K, vi rimando a casa. Almeno non copio le rime alla mia squadra. Ma stai zitto, stronzo, che somiglio a un finanziere. Per quel che mi riguarda ti si può vedere. Non mi importa perché faccio rap brutto fake. Posso succhiarlo a Dreamer, ma non lo trovo a shame. Non lo trovo a shame. Può darsi, ma questi alla fine sono scarsi, non possono darci. Lo sai che noi siamo i triviali, siamo in tre. Ma man, poteva essere lui da solo, non potete annientarci. Annientarci? Ma tu sei frocio. Al circolo dei ghiaio arci ti sei fatto socio. Che cazzo fai? Spacco sul microfono. Sto fottendo contro i buffi visti da un daltonico. Da un daltonico, vedi che dismetrico. Volevi il cazzo? Eccolo. Non l'hai capito, per questo che mi baci le palle. Spiegate le maglie gialle! Le maglie gialle! Peccato che versi lacrime perché non è facile darle. Dreamer MC è fresco come l'Antartide. Metto una lapide come una piramide. Sputo sulle pagine gialle! Credici! Mi fai l'arcigay e parli del 2016? Lo sai questo cos'è a casa mia? Questo qua si chiama ipocrisia. Questo qua si chiama ipocrisia, non a casa mia. Cosa vuoi che sia? BUGT in dottrina. Omi, non cagarli introiti e non parlare di outfit. Sembra la maglietta dei mongoloidi. Manco per culo parlano un turno serimo. Sfido il Bruno, il Tullo e il Trentino. Che mi ricorda il buono, il brutto e il cattivo. Ma di sicuro è tutto oggettivo. Tutto oggettivo, tipo il Bruno, il gruppo e il tattivo. Arrivo, l'hai capito che ti spacchio oggettivo. Per te io rappresento un disturbo nocivo. Anche da solo contro voi in gruppo vi uccido. Oh, gruppo vi uccido, ti distruggo sul micro. Funziona. Toccava chiudere a noi. Mamma mia. Totalmente irrilevante ai fini della battle. Questa la sono okay. In pochi. Possiamo passare alla prossima fase o vado di fretta? Sì, Serena, dacci la prossima. Allora, noi qua abbiamo però una giuria che abbiamo invitato, hanno fatto ciao con la mano, però voglio sapere una cosa. Raga, volevo dire solo una roba per quanto riguarda il touch del cambio. In teoria dovevamo penalizzare chi non dava il touch. Voi vi siete dati il touch, però girava in un modo strano. Ti spiego. Rappavi tu, subito dopo toccava lui, ma tu il touch lo davi a lui. Dovrebbe rappare subito dopo lui perché tu gli hai dato il touch. Invece rappava sempre l'altro. Pretenzioso! Però, siccome è una roba che hanno fatto tutte e due le squadre, penso per un errore di comprensione della roba, non vogliamo penalizzare solo, un cazzo di nessuno. Solo Shaq lo farà giusto il touch. Volevamo solo spiegarvi che se tu dai il touch a devi lui tu. Poi deve rappare lui, non ha senso che batti il touch a lui e rappa un altro. E l'avete fatto entrambe le squadre. Quindi per il futuro chi riceve il touch poi rappa. Tutto qua. Allora, terza fase. 8 barre a team. Totale 4 minuti. Ci siamo? Uè uè! Ci siamo. 3, 2, 1. Parto io perché sono generoso. Delenghe quando arrivo le rime sai te le doso. Nerone in giuria è pretenzioso. Lui è uno che se scopa non può dirlo. È un prete ansioso. È un prete ansioso e che fare? E faccio qua sto sopra su sta strumentale. Lo faccio prete intenzionalmente. I bambini venivano stufati dal prete. Lui col prete intenzionalmente. Il Bruno, il Tullo e il Trentino. Col mio cazzo di esercito distruggo tutta Berlino.
tu non giocare a fare il magnifico, che alla fine dalle batto scappi perché sei tipo ipocondriaco. Ehi, stai attento perché c'ho lo stilo Brunelleschi, tu lo sai che mi fa pezzi sul micro. Tu sembri la sua copia dopo un pestaggio violento, e tu sei la sua copia, sì, ma quando ero un bambino. Quando ero un bambino, un pestaggio violento. Tu qua sei ridicolo se mi sfidi sul sample. Tu mi parli di ignifugo di certo, parli di magnifico, sono della città di Lorenzo. Yeah, pezzo di coglione, oh, Lorenzo. Ti sfoto, per questo che lo faccio e poi ti metto anche in ginocchio. Per questo che inchinotto, vedi quanto sei fake, sbaglia, era notto. E se la prendo con BLK. Yeah, BLK, fatti il gaggio, ve ne abbiamo date tante, vi stavo dando vantaggio. Tu sei un pezzo di coglione nella situazione, non fare il magnifico con Lorenzo, che è il mio nome, brother. Così funziona quando arrivo, io ti porto il rap. La mia gente alza le mani, sono il meglio e già lo sa. Lui è magnifico come Lorenzo, noi siamo i pazzi e stiamo uccidendo i tuoi fratelli nel centro della città. Nel centro della città, il fatto che voglio stupefarmi, che ci faccio qua e non ci faccio ad Amsterdam. Non dire che vuoi darmi il vantaggio, che la tipa a te non ti scopa, meno che non sia un vantaggio dartela. Un vantaggio dartela sono gli incastri metrici, con questi scarsi non rappi, tu adesso credici. Per questo gli causiamo degli attacchi epilettici. Parlate di Lorenzo perché vi servono dei medici. No, io parlo di Lorenzo perché sei gay e le gambe. Parlo di Lorenzo perché qua c'ho sei palle. Ma stai zitto, frate, te lo metto in culo. L'ingresso femminile chiedilo a Lorenzo Bruno. Chiedilo a Lorenzo Bruno, non ci siamo. Invece a questi teste di cazzo da fuoco come a Giordano. Sono bravo, il miglior rapper italiano. Imperatore Costantino, questo sembra Costantino Vitaliano. Giustamente uomo, vengono dai popoli. Avete fatto barre scemo. Che cazzo avete fatto? Vedi sopra questo quarto, qua non sono tetro. Così questo va di retro. BLK lo sai che lo butto, e quando arrivo prendo sopra il vetro. Come il Tetris faccio incastri e sono dentro. Vestiti così sembrano la raccolta differenziata del vetro. Ma neanche lo ascoltiamo questo BLK. Quando arrivo sai che ti affondo tipo C6. Yeah, sono un coglione, ho sbagliato per due volte l'entrata. Mi stavo trasformando in Simone. Ho sbagliato anch'io, vabbè poco ci manca. Ha sbagliato Tullo che ha un quoziente di 180. Che vabbè, io l'ignoro. Screamer sopra il palco non sbaglia mai, perché è un pignolo! Perché è un pignolo, essere notato! Che cazzo di sfigato! Tu lo consente intellettivo di 180, ma se vado in autostrada lo becco di certo 90! Di 190, giusto per darti vantaggio! E te l'ho detto, vedi che è un oltraggio! Sinceramente lo sai che questo è un avambraccio! 180! Taglio con il coltello butterfly, l'hai capito che sono più forte perché ti porto degli attimi magici. Prova a ripetere che è un suicidio fare questi astrabit che appaiono magici. Loro sono verde speranza con la speranza di batterci! Però gli extra beat hai tutti sbagliati, ed è per questo che questi si sono incagliati. Sincero, vedi, siete dei vermi sbaragliati. Bello il vostro ingresso, vogliamo vedervi imbavagliati. Imbavagliati, te lo faccio un po' più trash. L'ultima volta che hai fatto extra beat ti scambiavano per spitti cash. Ti colpisco sullo sterno, questi si sono vestiti come Salvini, ma han perso pure il governo. Ma parli dell'ingresso, oh, cosa... a chi tocca? Non lo so, forse stai zitto se ti metto il cazzo in bocca. Dato che mi parli di spitti cash, giusto con il loro argomento, dato che sono trash. Ma vai a fare il culo, sai, non vali uno. Streamer sopra il palco è tipo Moncler nella Formula 1. Parli di spitti cash, tu sembri Truce Baldazzi che fa un featuring con MC Fieri e si trova nell'imbuto. Vedi che faccio le rime ogni volta che arrivo, sono il più vero. Perché ci diamo tipo da sta merda, secondo me che adesso tu questo non scemo. Se adesso lo faccio, secondo me che sono più serio. Come ci si senta per adesso un doppio forte con uno di 10 anni in meno. Non capisco quello che dici. E vecchio testa, sono quattro, hai sbagliato di nuovo. Sei una lurida testa di cazzo, hai capito che sei stupida. Quando arrivo io ti sto facendo un colpo di tacco. Pensi davvero di avermi battuto, sei ingenuo, stupido, scarso e pazzo. Sì, ma sei tu che dovresti andare un po' più con calma. Hai fatto tu due volte, quindi dimmi chi raccomanda e spacca. Non è Bruno Bug, che oggi è lui che sbaglia. Un programma, Bruno Bug. Sì, bevo Campari, tu fatti lo zoo safari. Adesso l'hai sbagliato anche tu, quindi siamo pari. Capisci come va un massacro? Non capisci un cazzo di extra beat. Lui ne fa quattro senza prendere fiato. I pompini all'amico, capisci poi che dico sopra il micro? Questi qua che si sentono tanto kick sono Triber accuso. E allora dico così. Dico così? Cavolo, comunque se vuoi trombare andate lì all'angolo. Parli dell'ingresso, cosa cazzo parli? Che appena entrate sembravate tre dei Teletubbies. Tre dei Teletubbies, e man, quando arrivo vedi siamo Splatter, Happy Tree Friends. Quando arrivo lo sai che puoi picchiarmelo, esattamente come fai a picchiarello sull'albero. Vai a fare
fare in culo, non siete brave ma stronzo. Dreamer MC conosce le strade di Mordor. Siete degli sfigati coglioni, non siete triviali, ma tre froci sopra il viale del tramonto. Del tramonto, Arcitis Ventra in combo. Vedi com'è che adesso tu qua sei uno sfigato. Siamo come il tuo extra beat perché vi lasciamo senza fiato. Senza fiato, stai di certo. Io sono Veneto, sono sulla via del prosecco. Come va, Omi? Adesso rompo il culo che mi metto a rispondere a Leonardo Pieraccioni. Pieraccioni, su sti suoni poi continuo. Lo vedi che ti porto questo delirio. Se lo vedi che casa... quando arrivo io lo spacco per Benino. Bruno, il nudo, il trentino, tutto in culo è un trenino. Dovevate fare 4 e 4, Omi. Vi si calano i pantaloni. Volevate avere dei tempi migliori. Non dovevate chiamarvi triviali, ma i trimoni. Ma i trimoni. Navighi in un mare di problemi, ma i timoni. Tu sei un cretino, tanto sfigato che in barca il timone ti prende in giro. Ehi, hey, senti, questa è la battuta su cui dovevi chiuderla. La tua ragazza è scarsa e stupida proprio come te. Stronzo, siete dei coglioni, non parlare del mio successo, che tu ce l'hai facendo frog splash e calandoti i pantaloni. Calandoti i pantaloni, strane cose. Hai seguito il tempo in modi di nuovo molto misteriose. Tu non sei schiettino, fai trick solo quando vai in skate in overdose. In overdose? Ma come cazzo competi? Se vado in Trentino è solo per strozzare i preti. Yeah, non lo sai, quale Laido? Io sono un imperatore al timone come Kaido. Vado io, normale, mille di magnitudo. Per quello che adesso sei una puttana. Tu la frog splash la fai buttandoti dentro i bagni nudo con Giovanni Rana. Giovanni Rana, ti piglia bene, noi vi pisciamo in testa, siamo Giovanni Rene. E comunque non parlare di puttana, brutto scemo, che tu la strada l'hai battuta. 3-0, davvero, sei sclero. La chiedo con la tua stessa chiusura, almeno non dici che non improvviso e non tremo. Non Giovanni Rana, carichi in auto una puttana, Giovanni Reno. Questo era il tempo, di nuovo sei pazza. Non toccarmi che altrimenti la tua ragazza si incazza. Dreamer MC arriva, ti porta le pillole. Per essere tre troie così schillate a far bocchini sembrate piccole. Sì, però è inutile che provochi, perché questi qua sai che non sanno fare rap. Mi batti se Giovanni Rana riempie i ravioli con dei rospi allucinogeni per fare il crack. Per fare il crack? Di cosa parli quando fai freestyle? Non parlare di allucinogeni con Walter White. La figa non la prendi mai, Menigno De Rua. Sei frocio, non stai me a poppa, stai a prua. A prua è la tua, dimmi se ci sto. Sai che shame sopra il beat, dopo porta troppo flow. Dribbling Arci gliela passa, supera Dreamer, BLK cross, supera Tullo, gol. Cosa cazzo stai facendo? Fatemi capire che cosa cazzo ha detto. Io non ho capito, comunque fratello sei un babbo. E comunque se ti faccio il naso rosso tu puoi rientrare nei panni di un pagliaccio. Di un pagliaccio lo faccio e t'ho già insu... Allora la giuria ha il suo verdetto. Calcolando. Io direi tutti i punti, partite dalla prima. Calcolando che ci sono state delle penalità per entrambe le squadre. In totale ci sono state 4 penalità. Ok. Sottolineo che la roba del touch non l'abbiamo assolutamente presa in considerazione né per una squadra né per l'altra. Quindi 4 fuori dal touch, diciamo. Allora, la prima mano, una barra a testa. Se la giudica la squadra, dirò per comodità il colore della maglietta, d'accordo? Sì. Senza nessun tipo di disrespect. La squadra gialla, 9-8. La seconda manche, il 2-2 con il touch, per un punto se l'ha giudicata la squadra gialla. Minchia. La terza manche invece, con una penalità per la squadra gialla, viene vinta per 8-7 dalla squadra verde. Io direi che a questo punto direi direttamente il voto totale, senza dire tanto, facendo la somma poi esce. Vince questa prima semifinale per soli 3 punti con il punteggio di 33-30. Il Bruno, il Trullo e il Trentino!